Salve a tutti, ben ritrovati sul titolo TV. Come vedete, io, Donato Francesco Bianco, in lieta compagnia di Fabio Alberti per il nostro classico approfondimento musicale. Ciao Fabio e benvenuto in puntata. Ben ritrovati a tutti i nostri, noi li chiamiamo telespettatori, però in realtà noi siamo un format web, il Sì. titolo TV naturalmente legato a iltitolo.it, in questo caso anche legato a Radio Butrio, che diciamo è l'altro media, diciamo quello tradizionale, insomma tutti insieme per parlare in questo caso di musica, quindi Tutti tanto. insieme per la famiglia, no? Altro che. E devo dire che ogni puntata ha un sapore diverso e oggi Sì. sono contento di affrontare un argomento che di solito quelli che parlano di musica non trattano tanto, perché come ho fatto riferimento nell'articolo, di solito quelli che scrivono di musica intanto hanno già una certa età, perché già il fatto dello scrivere di musica è una roba che tra i giovani non va più. Non va più Ormai di si moda. fanno direttamente i filmati su YouTube come facciamo noi, quindi siamo diversamente giovani in questo caso. Diversamente, sì. Oppure, ecco, c'è un atteggiamento verso un certo genere, un certo modo di fare musica un po' particolare. Ma come al solito adesso l'ho buttata un po' lì, perché l'argomento lo affrontiamo tra pochissimo. E Sì, ti sì, dico sì. anche che l'artista protagonista di oggi è un classe 94, capito? Quindi, come dicevano gli antichi romani, di primo pelo, no? Sì, 94 effettivamente, veramente, però possiamo già dire che ha superato i 20 anni, quello sì, no? Quindi comunque non è ancora un fuoriuscito da una boy band, però sicuramente sta per arrivare il suo momento. Però adesso c'è la classifica che ci aspetta, quindi adesso siamo contenti anche di commentare qualche conferma, molte conferme direi, e soprattutto una sorpresa che a me personalmente fa tanto piacere. Allora, intanto i singoli, se tra 20 anni facessero una sorta di fotografia, no? E qualcuno si chiedesse quali erano le canzoni più ascoltate nel 2017 in questo periodo qua, Basta che vedano la nostra puntata e quindi se la ricordino, no, vabbè, dai. No, il discorso è che da un mesetto a questa parte, forse anche due, le canzoni sono sempre quelle 5. Nella Le top 5, stesse, come vedi, vero. abbiamo sempre Despacito, che è il tormentone dell'estate anticipata, che forse in estate avrà già rotto, perché, oh, voglio dire, è numero uno da un po', quindi. C'è il rischio di arrivare lungo. Sì, perché il tormentone dell'estate in marzo mi sembra un po' eccessivo, marzo-aprile. Vabbè. Vediamo, Vabbè. ecco, comunque va fortissimo, è la numero uno indiscussa, come No, che anche. non si trasformi dopo da Despacito in Desaparecito. No, no, non lo sappiamo. Appunto. Non lo so. E poi dopo c'è Ed Sheeran, devo dire una puntata già cominciata col piede giusto, quindi. Sì, sì, Ai, sì, ai, ai. sì. Ed Sheeran, che comunque rimane veramente vendutissimo in tutto il mondo, sube nella radio Iglesias, Something Just Like This, Chainsmokers e Coldplay, Gabbani, e quindi insomma sono quei cinque lì che ormai ce li stiamo tirando dietro da un sacco di tempo. Ma perché, scusa, mo, tornando un po' seri, no? Perché come te lo spieghi? Non c'è un riciclo oppure come devo dire? C'è poca produzione perché noi ci ritroviamo sempre questi cinque No, singoli. semplicemente sono le cose che vanno di più adesso e quelle canzoni lì proprio rappresentano, incarnano esattamente. Ci sono due pezzi pop latini che Sì. comunque nei posti dove si ballano vengono remixati in vari modi, però sempre quei pezzi sono. Ed Sheeran è quello che sta abbracciando tutti i generi possibili con le canzoni prodotte da 10 persone diverse e adesso è la pop star del momento. Pop rock, un po' di tutto, è quello che piace a tutti, Ed Sheeran. I Chainsmokers sono i ragazzi, diciamo, i giovani, se vogliamo, li possiamo avvicinare anche al nome che ti farò stasera, con la collaborazione dei Coldplay, quindi voglio dire una garanzia, e poi Gabbani per l'Italia, che ovviamente finché non parteciperà al famoso Eurovision, per aumentare l'attesa, sta continuando anche il suo successo. Le Sì. sorprese ci sono negli album, perché intanto vabbè, i Depeche Mode che si confermano, Ed Sheeran di nuovo,
i vecchi leoni di Purple che sono ritornati con un ennesimo album nuovo, ultra settantenni, ancora bravissimi, ancora belli energici. Infinite potrebbe essere il loro ultimo album e potrebbe essere anche il tour d'addio, quello legato al disco. Quindi, d'altronde, più di 70 anni è veramente onore al merito a questi grandissimi. Beh, trovarseli già subito in terza classifica, in classifica al terzo posto, insomma, vuol dire che tanto invecchiati non lo sono. E sono ancora bravi a suonare. Ian Gillan, grandissima voce, quindi veramente tanto di cappello a loro. E poi il numero uno incontrastato, meritato, è Fabri Fibra, e direi che era anche prevedibile, sta andando molto il suo pezzo e anche l'album, ma la sorpresa che a me fa più piacere e che veramente sono contento di annunciare è il secondo posto di Levante. Nel caos di stanze stupefacenti, questo è un secondo posto che penso neanche lei si aspettava, perché comunque lei arriva da un mondo piccolo di musica autoprodotta. Adesso ha fatto il salto, però veramente il secondo posto è un ottimo risultato, quindi siamo molto contenti, anche perché la settimana, due settimane fa abbiamo parlato di lei, quindi veramente sono contento. Sì, avevamo avuto il naso giusto, dai, il fiuto giusto per poterne parlare, è brava. È stata il disco della settimana da noi, quindi veramente siamo contenti. È l'unico neo che l'ho sentito dalla puntata del mio collega Marco Cavalli, il disco della settimana. Purtroppo questi artisti, quando cominciano ad affermarsi, sono schiavi dei meccanismi promozionali tipo il firmacopie, no? Lei è venuta a Bologna, c'era questa cosa del firmacopie, però in realtà solo chi aveva acquistato il CD poteva farsi firmare l'album. In realtà c'era solo quel momento lì, non c'è stata l'esibizione come c'era tempo fa. Purtroppo adesso gli ultimi firmacopie sono sempre più, come posso dire, stretti nei tempi, e ti offrono sempre di meno. Ecco, questa roba non ci piace, se devo essere sincero. Io sono convinto che lei non c'entri nulla con questo, che lei è sempre disponibile nei social, risponde personalmente, quindi non fa parte del suo stile, sarà stata una cosa così che è capitata, diciamo, quindi non ci facciamo caso più di tanto. Bello il disco comunque. Oggi invece ci parli di un artista che siamo tornati di nuovo a primo pelo, come dicevano gli antichi romani, primo pelo, prima poi mettevano davanti alla legione e venivano chiamati primo pelo, proprio neanche avevano la punta della barba, che però comunque a livello internazionale sta discutendo un gran successo, no? Allora, la domanda, no, la classica frase che si dice, è nata una stella? Punto interrogativo, no? È una frase famosissima. Allora, lui viene da una band e ancora non è uscito da questa band, loro sono i One Direction, la boy band più famosa al mondo degli ultimi anni, sono venuti fuori da un talent show, quindi diciamo che unisce un po' tutto quello che riguarda la musica che si dice sia studiata a tavolino, no? Sì. Perché c'è questo annoso problema e soprattutto questa convinzione di chi pensa di intendersene di musica, no? Si è sempre detto, c'è la musica spontanea che viene dalla strada e c'è la musica invece che è quella che decidono i discografici, quella che è studiata a tavolino, e in linea di massima questa distinzione c'è, per carità, e non lo mettiamo in dubbio. Però la cosa interessante e quello che rende i confini sempre più sfumati è la storia della musica. La storia della musica ci dimostra e ci fa capire che un sacco di grandi leggende, di personaggi che sono rimasti nella storia, sono personaggi in realtà che sono stati molto accompagnati e molto studiati a tavolino all'inizio. Un esempio lampante della contraddizione di quello che si chiama rock in generale è Elvis Presley. Sì. Elvis Presley era una macchina da soldi, era l'esempio veramente dell'America conservatrice, l'esempio di un'operazione che è stata mandata avanti in un modo scientifico, in un modo molto studiato, e naturalmente c'era un grande talento di base, però Elvis Presley, ecco, come ce l'hanno venduto a noi, come è sempre stato percepito, era molto meno ribelle sia nei contenuti che nelle intenzioni rispetto a quello che era la sua immagine. Elvis Presley era veramente il primo prodotto, grande prodotto dell'industria discografica, no? E questo intanto questa è la prima riflessione. Secondo personaggio leggendario,
Michael Jackson. Michael Jackson è stato allevato, era allevato sia dal padre padrone, sia dal mondo della Motown, poi della discografia. Michael Jackson non ha vissuto una vita reale. Michael Jackson è stato fin da bambino prelevato, diciamo, dalla nostra realtà e portato su un palco. Ed è stato veramente un prodotto Michael Jackson. Ecco, questi sono due nomi. Poi vabbè, se vogliamo andare sul punk, voglio dire, i Sex Pistols sono stati messi assieme da uno che aveva una griff, una boutique di moda, no? Malcolm McLaren mise assieme questi che non sapevano suonare un mezzo strumento, li chiamò Sex Pistols e nacque, diciamo, la parte modaiola, tra virgolette, del punk, che non era solo moda, perché quando uno riduce il punk a una moda sbaglia, perché poi c'era tutta la parte americana, insomma, c'erano le origini, c'erano dei motivi ben precisi. Però ecco, il fattore studiato a tavolino c'è in tutta la musica, quindi i confini... Ah beh, le Spice Girls naturalmente sono negli anni 90, diciamo, hanno rappresentato quel momento in cui veramente era importante formare questi boy o girl band i Backstreet Street Boys, per il gol, insomma. Però si differenziano dai vari gruppi del passato, tipo Duran Duran, Pink Floyd. Erano più band, meno coreografie, no? Sì, diciamo che ogni epoca e ogni gruppo ha una storia a sé, no? Ad esempio, il grande errore, anche quello, visto che tu li hai nominati, è mettere Duran Duran tra le boy band, perché noi in Italia abbiamo avuto una percezione distorta di un gruppo che in realtà era molto più spontaneo e anche stradaiolo, se vogliamo, più di quello che noi ci immaginiamo. Sono caduti però dentro un'epoca in cui tutto sembrava plastificato, costruito, ma i Duran Duran in realtà sono stati dei talenti da subito. Diciamo che, ecco, l'epoca, momento d'oro di quello che noi adesso chiamiamo boy band, sono stati sicuramente gli anni 90, fine 80, perché c'erano i New Kids on the Block. Dai New Kids on the Block siamo arrivati ai Take That, che sono stati i più grandi come nome, e sono stati anche quelli che poi a livello solista e negli ultimi anni stanno continuando la storia, no? Veramente, se noi ci buttiamo dentro a questo mondo, sono tantissimi. Andiamo nel mondo latino, poi pensa a Ricky Martin. Ricky Martin, sì, la prima volta della sua carriera in Italia, venne con la sua band, che si chiamavano I Menudo, ed erano una boy band a tutti gli effetti, e lui è venuto fuori da lì. E il momento importante, il momento dal quale vengono fuori interessanti, è proprio cose interessanti, è proprio quello della rottura, è proprio quello il momento nel quale uno di questi dice: no, io non ci sto, voglio farmi le cose mie, io non ci sto nell'essere schiacciato in queste cose studiate a tavolino con 14 autori, io a proporre la mia musica. Sì, io quello non l'ho mai capito, infatti poi alla fine dei conti sono tutti artisti singoli che, se messi in un contesto, producono delle belle cose, ma se messi in un altro contesto, insomma, alla fine rischiano di durare il tempo di un fiammifero, poi, no? E infatti in quei progetti lì chi ha talento e chi ha le ambizioni ha sempre il tempo giusto, la tempistica per uscire e proporsi. Lo ha fatto Robbie Williams dai Take That, quando lui uscì dal gruppo. Io penso che tanti di noi, compreso il sottoscritto... Non è una regola, no Fabio? No. Non è mica una regola, perché quanta gente se n'è uscita fuori dal gruppo ed è imploso il gruppo stesso, e anche chi comunque se n'è uscita prima. Cioè, non sempre va così, giusto? Non è una regola, e soprattutto è anche difficile fare delle scommesse, perché ad esempio nei Take That la mente pensante, quello che cantava bene, quello che era autore delle canzoni, era Gary Barlow, e tutti davano, diciamo, come futuro cantautore e futuro artista di grande successo
davano, scommettevano su Gary Barlow, mentre Robbie Williams era la testa calda, era quello sregolato, se ne uscì dal gruppo quasi per un capriccio, no? E quindi nessuno avrebbe scommesso veramente un centesimo su Robbie Williams, e invece poi vennero fuori canzoni meravigliose come la stessa Angels, e voglio unirmi proprio a quello, perché cosa è successo in questi giorni? È successa una roba che ha fatto grande cassa di risonanza, e non è la solita cifra da social di quando il cantante seguito dalle ragazzine esce col pezzo nuovo, allora ci sono i boom di streaming e dovute appunto alla cassa di risonanza. È successo che Harry Styles, componente dei One Direction, ha fatto uscire questa canzone che si chiama Sign of the Times. È una canzone che già dal titolo ricorda qualche cosa di passato. Sign of the Times era una canzone di Prince. La canzone in realtà ricorda Purple Rain nella melodia, diciamo nell'atmosfera. È una canzone fatta per piacere a noi vecchi, diciamo. È una canzone che è una rottura con la sua, con il suo genere, col suo modo di fare musica, come è sempre stato inteso il mondo dei One Direction. Con questa canzone lui è andato ad esibirsi al Saturday Night Live, famoso varietà americano. Lì ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha fatto l'imitazione di Mick Jagger, ha fatto un'altra canzone che va ad anticipare l'album, anche questa promette molto bene. Quindi diciamo che in poco tempo c'è stato un velocissimo passaparola. La canzone, questo Sign of the Times, è andata in vetta alle classifiche di 82 paesi, dico 82, certo. Ed ha battuto il record che ha fatto Adele in una settimana. Tutti hanno cominciato a dire, cavolo, questa canzone sembra Angels di Robbie Williams, sembra una ballata di Bryan Adams, ricorda qualcosa di Prince, di David Bowie. Si sono fatti esempi, si sono fatti nomi piuttosto grossi. L'unica cosa che ti posso dire è che è una canzone effettivamente come non se ne sentiva da un po', e con molta semplicità è già un centro, ecco, già un primo centro che fa ben sperare, visto che l'album esce il 12 maggio e c'è tanta attesa. Quindi io, visto che noi, il nostro compito è anche quello un po' di anticipare quello che potrà succedere, io mi sono buttato subito su Harry Styles, perché secondo me, ecco, presto ce lo ritroveremo in vetta alle classifiche, e presto magari parleremo di lui come magari la penna pop, il cantautore, ecco, del 2017. Non c'è il rischio che con la velocità con cui ne escono tanti poi si inflazioni il mercato stesso? Diciamo che tanti ci lasciano le penne e tanti purtroppo affondano, perché non dimentichiamo che dei One Direction il primo fuoriuscito è stato Zayn Malik, che ha fatto la canzone della colonna sonora di 50 sfumature di nero, grande successo, però lui diciamo che è rimasto dentro quel genere lì, un po' quello di Justin Bieber, un po' quell'R&B, quel pop, diciamo che rimane comunque in quella fascia di età, anche se comunque sta dimostrando una certa crescita. Se vogliamo andare a cercare tutte le altre boy band che sono passate negli ultimi 10-15 anni, veramente i casi sono tanti di quelli che hanno provato a fare a uscire con progetti solisti. Ma tu prima hai parlato delle Spice Girl. Le Spice Girl purtroppo oggi stanno faticando anche a fare la reunion, perché comunque non tutte sono d'accordo, e soprattutto ognuna di loro si rende conto che da sola da anni non ce la fa più. Ci sono stati brevi lampi di Jerry Halliwell, un breve lampo di Mel C, delle vicende anche piuttosto brutte di Mel B e del suo compagno, ex compagno, l'attore che adesso un attimo mi sfugge, Eddie Murphy. Quindi diciamo che purtroppo statisticamente veramente su 20 nomi ce n'è solamente uno che ce la fa seriamente e riesce ad uscire da questo ambito. Quindi con la velocità del proponimento musicale e per comunque rimane rimane la regola che no, uno su 1000 ce la fa. Torna sempre utile la canzone di Morandi.
E soprattutto ci vuole quel quid, ci vuole quella voce, ci vuole quel modo di fare la differenza che non è facile avere. Non ho nominato Ronan Keating, un altro di quelli di cui si diceva tanto, l'autore del futuro, purtroppo ha fatto perdere le sue tracce. Perché è la sovraesposizione il vero problema. Ci sono degli artisti che magari non hanno avuto quel successo esagerato e riescono negli anni a mantenere una discreta carriera, ma quando tu sei stato il numero uno, quando tu, oltre al discorso appunto che anche la tua vita stessa insomma è naviga su degli standard che è difficile dopo ritornare sulla terra. Quindi comunque, dopo tutto questo preambolo e visto che siamo in chiusura, certo, quindi io ho scommesso, ho fatto la mia, diciamo, la mia previsione su Harry Styles, perché promette molto bene. Il 12 maggio uscirà il suo album e comunque si parla già molto bene delle sue collaborazioni, anche della produzione, quindi potrebbe essere veramente un capitolo nuovo della sua storia, perché noi sappiamo, le boy band da un anno all'altro e con uno scarto breve veramente possono perdere il loro giovanissimo pubblico, mentre un artista che diventa anche autore, beh, può avere vita lunghissima, e davanti a noi abbiamo l'esempio di Robbie Williams, quindi sì, vedremo. Anche perché se non produce per se stesso può comunque produrre dei testi per altri, no? Sì, esatto, quindi io starei a vedere, però già insomma il carisma pare che ci sia, quindi aspettiamo al varco Harry Styles e intanto scommettiamo su di lui, va bene? Senti, ricorda gli appuntamenti dove possono seguirti? Su radiobutrio.it e sulla nostra pagina Facebook Radio Butrio trovate tutto, e noi ci sentiamo tutti i sabati dalle 15 alle 17 con Alessandro D'Andrea e Fabio Alberti, noi di sabato. Grazie ancora Fabio, e noi ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima, ciao a tutti gli amici del titolo.it.